veramente imbarazzante, sia in Italia che all'estero. Comunque, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog. Io mi vergogno tantissimo in questo momento. Mi trovo a Leuven, sono da Starbucks perché devo aspettare il treno per Liegi. Da Liegi arrivare a Maastricht, che è dove sta Riccardo. Che cosa dire, il treno per venire qua è orribile, è il treno più brutto che abbia mai preso nella mia vita. E poi questo posto, cioè, è carino e poi ha un sacco di nuvole, come piace a me. Comunque sto bevendo una cosa troppo buona, che è il tè verde alla pesca e al limone, è buonissimo. Niente, la mia avventura continua. Sono solo molto arrabbiata perché per fare un viaggio che dovrebbe durare un'ora e mezza ci metto 3 ore, perché le coincidenze fanno schifo e quindi devo aspettare un'ora qua. Anche più di un'ora in realtà. E niente, vi aggiornerò più avanti. Il ridere l'ho letto, ma per fare esercizi devo rileggere. Vabbè, comunque ragazzi, sono arrivata a Liegi e stiamo andando a Maastricht, che è dove sta lui. Questo viaggio è stato infinito, ma lo devo vedere. Ti farò una foto. Allora, siamo arrivati, il mio uomo sta facendo lo chef. E poi dovrò studiare, io voglio andare a fare delle commissioni però, perché non ho voglia di stare a casa a fare niente. Quindi io mi vado a fare un giro, oppure boh, tipo faccio la spesa, me la se vale. Comunque ho scoperto che pioverà e io ho delle scarpe che si bagnano. Quindi forse comprerò anche delle scarpe non bagnabili. Che cosa dire, questo viaggio mi ha stressato, sono stanca e sto mia doccia, però ho fame. Stiamo per mangiare la pasta. Pasta al pomodoro olandese e non ha bicchieri, quindi beve dalle tazze. Ho capito, cioè, perché non ne hai comprati due? Allora, siamo al sushi, che devo dire è sorprendentemente molto buono. E niente, oggi pomeriggio non abbiamo fatto assolutamente niente, cioè io ho dormito. Dopo sono arrivata quando era ora di cena. Perché ero molto stanca, raga, in questi giorni ho fatto troppe cose. E niente, questa giornata è un po' inutile, però almeno si mangia il sushi, che è buono. Ti piace questo sushi? Molto? Il catalogo di Netflix è meraviglioso, ragazzi, non avete idea, c'è di tutto. C'è pure l'ultima stagione di Suits, cioè voglio vivere qui. Solo per Netflix, però, no, non è vero. È bello questo posto, poi domani vado in giro e ve lo faccio vedere. Cosa volevo dire? Che ora mi vado a struccare. Allora, volevo raccontarvi delle cose divertenti che sono successe oggi. Praticamente sono arrivata a Bruxelles, no? E sono andata a prendere il treno per venire fino a qui. E mentre io stavo aspettando nella coda per prendere i biglietti del treno, è arrivata una tipa correndo a piedi nudi e fa: "Are you in a hurry?" E tipo io non sapevo cosa dirle, perché sì, ma no. E mi dispiaceva per lei. E quindi l'ho fatta passare avanti, poi c'erano pochi sportelli aperti, quindi lei tipo si è messa a lamentarsi con i tipi dell'aeroporto. Allora mi dicevo, faceva troppo ridere, c'era una matta. Poi dopo un po' che comunque ci parlavo, mi sono accorta che era piedi nudi, cioè me ne sono accorta subito. Ho visto che era piedi nudi e ho detto, ma perché questa piedi nudi all'aeroporto? What the fuck? E vabbè, matti. Sto inaugurando questo latte micellare di Sephora alla rosa. Solamente che non ho dischetti di cotone, perché il mio uomo nella sua casa non ha né il balsamo, che non ci sono lavati i capelli senza balsamo, né tipo cotton fioc, cotone così, quindi da brava donna domani andrò a fargli la spesa perché lui non sa farlo. Cioè, per farvi capire, si è dimenticato di comprare l'olio e il sale la prima volta. Uomini. Che bello, ma è piacevolissimo. Guarda che sulla faccia non ho niente, c'è cioè solo un po' di blush. La cosa più è sono gli occhi. Ora io vi saluto, noi andiamo a letto, appena ho finito di struccarmi. Comunque bello, non bruciano anche gli occhi questo struccante. E poi sapete che odio tantissimo gli struccanti, cioè io di solito mi strucco solo col mio sapone, no? Però questi qua di Sephora sono carini. E poi essendo piccoli sono comodi per viaggiare. Cioè guardate, mi ha tolto tutto. Grande. Niente ragazzi, vi saluto, ci vediamo domani.